perché Acireale versa in uno stato comatoso. L'associazione di categoria stanno cercando in tutti i modi di arginare il problema per quanto riguarda la crisi, però io non penso che sia solo il problema degli affitti alti, questo è un punto sicuramente a nostro sfavore come categoria di commercianti. Certo, c'è chi paga, giusto, c'è chi invece ha degli affitti esosi e sono costretti a chiudere con tutta la loro buona volontà. Secondo me è importante non chiudere il traffico, perché noi notiamo la differenza fra traffico, macchine che scorrono e invece chiusura del traffico. Quindi per me è essenziale lasciare la città libera. La Confcommercio ha fatto qualcosa, ha parlato con i proprietari. Ma si discute sempre, si fanno proposte, ma nulla di concreto. Le riunioni che abbiamo fatto alla Confcommercio fino ad ora non sono state tanto concrete, perché diciamo i discorsi sono stati vani e si è parlato solo di aria fritta. Praticamente le informazioni che ci arrivano sono scarse e soprattutto non si riesce mai a prendere una decisione, un filo conduttore da tenere. Tutti i problemi che esistono a Cireale non sono dei problemi che si possono risolvere nell'immediato, dall'oggi all'indomani. Bisogna mettere dei punti di partenza, bisogna collaborare tutti quanti. Il fatto dell'aria fritta, che ritengo che sia un giudizio molto affrettato, molto leggero, di persone forse che desiderano avere un risultato nell'immediato. Sono state diverse riunioni alla Confcommercio, ma non è mai stato risolto nulla e i problemi sono evidenti, cioè manca l'illuminazione in primis, c'era un bando di concorso per l'arredo urbano e non è mai stato realizzato nulla, e si fissano un pochino su questo discorso dell'isola pedonale. Ma se prima non si parte dalla base non si può fare nessuna isola pedonale, perché chiudere il centro con gli esperimenti che sono stati fatti negli anni anche dalle altre amministrazioni non si è mai concluso nulla. Ma gli affitti sono altini, magari c'è qualche padrone di casa che già sta iniziando a capire che diciamo deve abbassare l'affitto, perché altrimenti cioè, la città andrà sempre più a morire così. Gli affitti alti è un problema che stiamo realmente affrontando con l'amministrazione. Naturalmente c'è già stato un tavolo tecnico, mi pare due o tre lunedì fa, con l'amministrazione, e dove Confcommercio sta cercando di portare un progetto a braccetto con l'amministrazione al fine di portare investitori su Acireale e anche di rivedere con i padroni di casa quelli che sono i costi dell'affitto.